Buonasera, o forse dovrei dire Shalom. Sono Erode Antipa, tetrarca di Galilea e Perea, figlio di quel grande uomo che era mio padre, Erode il Grande. Sono vissuto in un'epoca affascinante, in un mondo diviso tra la grandezza di Roma e le rivolte sempre latenti dei popoli sottomessi. La mia vita è stata contrassegnata da personaggi importanti e da decisioni difficili che hanno segnato la mia esistenza e il mio regno. Mio padre, un grande sovrano, mi ha lasciato un'importante eredità. Alla sua morte, nel 4 a.C., il suo regno fu diviso tra me e i miei fratelli, Erode Archelao ed Erode Filippo, per decisione di Roma. A Archelao andò la Giudea e la Samaria, mentre Filippo ottenne la Battanea e altre terre. A me, invece, toccò la Galilea e la Perea e il titolo di tetrarca. La mia vita sentimentale non è stata meno movimentata della mia vita politica. La mia prima moglie era una donna di notevole bellezza, figlia di Areta IV, re dei Nabatei. Questa unione era molto più di un semplice accordo tra due persone. Era un patto politico, un modo per unire i nostri regni e rafforzare le nostre posizioni. Ma il cuore, il cuore, spesso non segue la logica della politica. E così è stato durante un viaggio a Roma, quando ho incontrato Erodiade. Lei era moglie di mio fratello Filippo. Lo so, può sembrare strano, ma gli affari del cuore raramente seguono le regole convenzionali. Erodiade era differente da tutte le altre donne che avevo conosciuto. Era vivace, intelligente, e la sua bellezza era di un tipo che mi attraeva come una falena verso la luce. Non potevo resistere a lei. Non potevo resistere a noi. Sì, so che le leggi mosaiche proibivano tali unioni, ma chi può resistere al cuore? E poi, detto onestamente, Erodiade aveva un fascino e una sensualità incredibile, e non era da meno sua figlia Salomè. E così ho divorziato dalla mia prima moglie e sposato Erodiade. Lo so, è stato uno scandalo, ma a volte il cuore non conosce il buon senso, ma non era solo una questione di passione. Con Erodiade sentivo una connessione più profonda, un legame che andava oltre la carne. Era la mia compagna, la mia confidente, la donna con cui volevo condividere il mio regno. La mia decisione di sposare Erodiade ha scatenato una serie di eventi che alla fine hanno minato il mio regno. Dopo aver abbandonato la mia prima moglie per Erodiade, ho attirato le ire del re Areta IV, padre della mia ex moglie, che ha deciso di muovermi guerra. Nonostante la mia sconfitta sono riuscito a mantenere il trono. E poi c'è stata la questione di Giovanni Battista. Quel predicatore audace ha osato criticare la mia relazione con Erodiade. Erodiade, infastidita dalle sue parole, desiderava la sua morte. Ma io temevo la reazione del popolo. Giovanni era un uomo popolare, un uomo che le persone ascoltavano. Ma durante una festa la figlia di Erodiade, Salomè, ha danzato in un modo così sensuale e provocante che mi ha fatto perdere la testa. Ho giurato di darle tutto quello che avrebbe voluto e lei, su consiglio di sua madre, ha chiesto la testa di Giovanni. Non ho potuto fare altro che acconsentire. Così è stato decapitato il Battista e con lui una parte della mia pace. Nella mia vita ho avuto un altro incontro con un altro profeta, o presunto tale, forse un erede di Giovanni Battista, un certo Gesù di Nazareth. Nei vostri testi sacri sostenete che sia stato Ponzio Pilato a portarmelo, ma non fu così. A portarmi questo Gesù furono le guardie del Tempio e i sacerdoti giudaici. Mi riempirono la testa di tante sciocchezze, per me erano sempre una seccatura. Non so quanto denaro e gioielli mi sono costati per pagare il loro silenzio e accettazione del mio secondo matrimonio, quindi nonostante il fastidio che mi davano dovevo ascoltarli. Mi insistevano che questo Gesù si professava il Salvatore, colui che era stato mandato da Dio in persona per salvare il mondo e addirittura si professava come il Messia. Era un millantatore, un bestemmiatore e io, come re dei giudei, dovevo prendere una decisione ed emettere una dura sentenza. Così controvoglia dissi di portarlo al mio cospetto. Arrivò da me quest'uomo magro, mortificato, uno sguardo profondamente triste. La cosa che mi sorprese è che nonostante fosse stato presentato in uno stato pietoso, non puzzava. Anzi, la sua presenza emanava uno strano profumo misto di incenso e fiori di campo. Un odore molto gradevole, devo dire. E per questo mi alzai dal trono e mi avvicinai a lui incuriosito. Girai intorno a lui con fare curioso e divertito e chiesi: «Tu sei il Messia?» Ma lui non rispose. Allora chiesi: «Sei un profeta?»
il messaggero di Dio in persona? Ma lui continuò a non rispondermi. La cosa stava iniziando a infastidirmi. Notavo che anche i miei ospiti e le persone presenti nella mia sala del trono erano incuriosite. Continuai a chiedergli: «Perché non mi rispondi? Credi non sia degno di parlare con te?» Questo lo dissi con tono molto sarcastico. A quel punto lui sollevò il viso e, fissandomi dritto negli occhi, mi rispose: «Io non parlo perché le orecchie mi possano ascoltare, ma perché i cuori mi possano sentire». La sua risposta non mi offese per nulla. Allora risposi sempre con tono divertito: «Ah, ho capito, tu sei il servo di Dio, sono troppo ricco e potente per esserlo anch'io». Gesù mi rispose: «Dio è il nostro eterno Padre e come tale ha figli, non ha servi, e non ne ha bisogno. Se vuoi conoscere nostro Padre, devi prima essere servo del tuo prossimo». E continuò, guardandomi con uno sguardo diverso, serio e importante, mi sembrava quasi un'altra persona. «Potere e lussuria sono piaceri effimeri. Hanno una breve durata così come le nostre vite terrene. Qui lascerai tutto e nulla rimarrà tuo, quello che a te ora sembra eterno e che rincorri per soddisfare. Per nostro Padre equivale a meno di un battito di ciglia. Dio sta sopra a tutto e a tutti e io e mio Padre siamo una cosa sola». Chiuse, tornando ad abbassare la testa. A quella frase risposi con un suono ancora più sarcastico. Emisi un suono che equivaleva all'incirca a una vostra pernacchia. La cosa suscitò ruffiana ilarità tra tutti i miei ospiti e risposi: «Ma allora sei un re, il re dei pezzenti, il re dei senza re». E corsi, prendendo una tunica delle più stravaganti a portata di mano, e lo rivestii con quella sogghignando e accompagnato dal mio pubblico di ospiti e presenti con profonde risatine, dicendo: «Devi presentarti a me come tale». Lui sollevò nuovamente il volto e mi guardò con uno sguardo triste e mortificato. Non so cosa mi successe, ma per la prima volta fui assalito da una strana sensazione di dolore e rimorso. Ma dietro incitamento dei sacerdoti volevo emettere nei suoi confronti una dura sentenza, più che altro per liberarmi di quei fastidiosi sacerdoti del Sinedrio che continuavano a sollecitare una condanna a morte. Non volevo emettere una sentenza tale. Dalla morte di Battista sono stato perseguitato dagli incubi. Ma questo Gesù si rivolse nuovamente a me parlando a bassa voce, quasi come un sussurro, e disse una cosa che mi lasciò impietrito. Il mio atteggiamento cambiò drasticamente, una cosa da farmi tremare le gambe, una cosa che riguarda me e solo me, una cosa che solo io sapevo e riguardava una frase dell'unica persona che abbia veramente amato nella mia vita, oltre a me stesso, mia madre. A quel punto sì che mi sentii indifeso, come faceva a conoscere questo segreto. Chi era quell'uomo? Un mago? Un demonio? Se per aver fatto uccidere il Battista ancora oggi passo notti insonni a causa degli incubi, cosa potrebbe succedere se condanno anche questo? Quella frase mi colpì tantissimo. Così trovai una soluzione. Decisi di mandarlo dal prefetto di Roma. I padroni della Galilea sono loro? Allora che decidano loro del suo destino, e mi defilai con furbizia da quell'incombenza, io, con quello lì, non ci volevo avere più niente a che fare, e così feci, non curante delle rimostranze dei sacerdoti. Questo è un problema di Pilato, che se la veda lui. Così fu portato dal prefetto romano Ponzio Pilato. Il resto già lo conoscete. Vada da quel Gazzutruach di Pilato. Deve vedersela lui. Nella mia vita ho dimostrato di essere abile e accorto come mio padre, regnando per ben 44 anni. Ma la mia fine è stata segnata da mio cognato, Erode Agrippa I. Durante il regno di Caligola, Agrippa ha orchestrato la mia caduta. Come il mio fratello Archelao, sono stato condannato all'esilio a Lugdunum. I miei possedimenti sono stati presi da Agrippa e poco dopo sono stato ucciso per mano di un generale romano. Ecco la mia storia, la storia di un uomo che ha desiderato, amato, regnato e alla fine ha pagato il prezzo delle sue ambizioni. Sono Erode Antipa, il tetrarca di Galilea e Perea, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del suo tempo. Per favore lasciami un commento e metti un bel mi piace se non vuoi che ti mandi le mie guardie a prenderti. E anche se vuoi che mia moglie Erodiade racconti la sua storia. Berakaim kavod le colmi shetzafa basereton anime kavele rot et kem shuv.